io cercherò di essere il sindaco del Piemonte, quindi coinvolgimento con tutte le comunità per far sentire il Piemonte davvero una comunità sola. Presidente, racconto il totale dei suoi due diretti contendenti. Sì, è diciamo, un po' come si fa una corsa di atletica e prendere più di un giro di pista ai più diretti competitori. Normalmente questo suggerisce di allenarsi meglio per le prossime gare. Ma questo è dovuto a lei o è dovuto al PD? Ma spero a tutti e due, io ho dato il mio contributo, il PD di Renzi sta avendo un grosso effetto di cambiamento e di fiducia nei confronti degli italiani, quindi mi sembra due. L'appello che io ho visto, che gli appelli fatti alla fine erano molto simili, insomma, l'ha detto Renzi, io l'ho ripetuto venerdì in Piazza Castello. Ho fiducia nei piemontesi, perché non credo che i piemontesi siano gente disponibile a cedere agli opposti populismi. Invece della conferenza stampa di ieri sera erano tutti quanti under 40, lei sarebbe un po' fuori posto là in mezzo. Sì, però evidentemente i cittadini piemontesi non lo pensano. Avete più che raddoppiato i 5 Stelle? Sì, ma più o meno la stessa cosa nazionale, insomma, quindi direi che c'è una tendenza che qui si consolida e insomma, domande dovreste fare a loro, perché diciamo non sono io che ho dipinto come il male assoluto Bono, non sono io che ho detto che avrei preso un voto in più, difatti ne ho presi tanti di più. Prima presidente del Piemonte, farà ancora le prese a carte con Marchionne? Ma mi pare che Marchionne ormai sia a Detroit. Comunque se c'è l'occasione, perché no? Io non ce l'hai fatta, spero ci sia qualche occasione per fare qualche partita a scopa anche con altri, no? Anche perché avendo sempre vinto diventa anche un po' noioso.